Dal calcio alla pallavolo sarà un Natale in palestra anche per la Valsa Group. Sabato, scusate, il 26, nel giorno di Santo Stefano alle 18, il big match al Palapanini tra la Valsa Group e Piacenza per chiudere il girone di andata. Di pallavolo si parlerà tanto questa sera alle 23 su TRC. Barbe Cappelli, ospite Francesco Petrella, il nuovo allenatore dei gialloblu. Vediamo allora il lancio della trasmissione con Paolo Reggianini e Petrella. Allora Francesco, 10 giornate alle spalle, si può già fare un primo bilancio tuo personale e anche un bilancio di squadra. Sì, sono state 10 giornate in cui abbiamo portato a casa 7 vittorie e questa è una cosa importante. Sono state 10 giornate che ci hanno dimostrato che ancora una costanza di livello di rendimento non è una cosa che abbiamo sempre e di conseguenza che dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista, soprattutto in certi tipi di partite. Senti, un conto è pensare di guidare Modena durante l'estate, un conto poi trovarsi in campo. È stato come immaginavi o è stata un'emozione ancora maggiore per te? La parte bella è stata come immaginavo, altre cose nel quotidiano sono state cose che ho dovuto pian piano vivere giornata per giornata, imparare giornata per giornata e sto ancora tuttora, diciamo, imparando a stare in campo al Palapanini, a allenare, a trovarmi in questo ruolo. Di sicuro la parte bella finora è stata come speravo. Tu hai studiato da secondo, ovviamente cambiano le cose, da secondo a primo, le responsabilità, il fatto di essere lì in piedi ha un significato molto Sì, particolare, no? è ovviamente diverso. La prima cosa è il fatto che sei tu a decidere, da questo punto di vista ti lasci un po' più tranquillo perché la responsabilità è tua, dall'altro devi poi sostenere le decisioni che prendi e di conseguenza questa è dal mio punto di vista la differenza più grossa ed è però la parte più affascinante del fare il primo allenatore e quindi quello proprio di mettere in campo le tue idee, di vedere quante quelle che funzionano. Dopo 6 anni hai ritrovato la tua città, tu sei modenese, quindi sei andato via tu questo periodo come se fossi andato a fare un master da qualche parte, perché in realtà lavorare con Lorenzetti è come fare un master, no? Sì, assolutamente, sotto tantissimi profili, quello tecnico, quello umano, quello di gestione della squadra, quello comunicativo, è stata una persona per me molto importante, lo è tuttora e diciamo che buona parte di quello che so dal punto di vista pallavolistico e non solo lo devo a lui. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi.